Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura all'inizio degli esami di maturità e in particolare in provincia di Teramo sono 2100 i maturandi che iniziano gli esami di Stato. La maggior parte di loro ha ricevuto la prima dose di vaccino e nelle scuole tutto è programmato nel rispetto delle norme sanitarie. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Sono 2100 i maturandi della provincia di Teramo che hanno iniziato a sostenere gli esami di Stato. Sono sereni questi ragazzi, seduti sui gradini esterni delle scuole, mentre attendono di essere chiamati dalla commissione che li interrogherà sul loro elaborato come prova prevista dalle nuove regole Covid. La quasi totalità degli studenti ha ricevuto la prima dose del vaccino e quelle che oggi discutono sono delle vere e proprie tesi, impegnative e articolate. L'emozione prima di entrare è comunque tanta. Lei sta per entrare a sostenere i suoi esami di maturità. Insomma, come si sente? Potrei svenire qui da un momento all'altro o sentirmi male, cose simili, sì, sono molto in ansia. La sua tesina su che cos'è? Sull'impotenza del potere, cioè sui limiti dell'uomo applicati anche agli uomini potenti. E chi sono gli uomini potenti? Tutti gli uomini che hanno scritto la storia, ad esempio, tutti quelli che noi continuiamo a studiare. Sono solo uomini, le donne ci sono in questo potere? Purtroppo no. Al liceo classico Delfico di Teramo, come negli altri istituti della provincia, i protocolli sanitari sono stati rigidamente applicati e rispettati. Oggi iniziano gli esami di Stato al liceo classico, ma insomma a scuola più rappresentativa della città. Come sta andando e come vi siete organizzati? Ci siamo organizzati, l'organizzazione è dettata dai protocolli e abbiamo seguito e dato informazione relativamente a quelle che sono le procedure, così come stabilite. E diciamo che non abbiamo avuto quest'anno, l'anno scorso forse c'è stata qualche difficoltà in più, nel senso dal punto di vista della tempistica. Quest'anno diciamo, eravamo già pronti, abbiamo allestito gli spazi nel pieno rispetto dei protocolli e soprattutto nel grande rispetto dei ragazzi e della loro tranquillità. Loro hanno tanto bisogno di questo in questo momento, speriamo ma credo, sono convinta che insomma gli sia stato garantito. La prima maturanda di Teramo, alle 8:30, lei ha superato i suoi esami di maturità. Com'è andata? È andata molto bene, alla fine nonostante l'emozione iniziale siamo riusciti ad arrivare fino alla fine senza nessun problema, i professori sono stati molto comprensivi e in generale è andata molto bene. Senza scritti com'è questa maturità? Sicuramente perde quel poetico che c'è nella notte prima degli esami, però nonostante questo diciamo, la cifra emotiva è sempre molto forte. Ieri è stata una notte di riflessione e questa giornata è molto particolare, cioè da tutto un punto di vista emozionale. Le regole anti-Covid prevedono che ad entrare all'interno dell'aula sia uno studente per volta, con al massimo un accompagnatore. Genitori ed amici fuori ad aspettare, ma quando si esce è subito festa. E ora cambiamo decisamente pagina, 3 persone in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 20 quelle denunciate, fanno tutte parte di un sodalizio operante tra Pescara e Montesivano con a capo un pregiudicato pugliese che ha truffato imprenditori abruzzesi e di altre regioni italiane. A sgominare la banda i carabinieri di Montesivano dopo 3 anni di indagini. Vediamo. Circa 70 truffe di imprenditori della provincia di Pescara, di Teramo, ma anche di Marche, Umbria, Emilia-Romagna e Lombardia. Le attività illecite di un sodalizio criminale sono state portate alla luce dai carabinieri della Compagnia di Montesilvano dopo 3 anni di complesse indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Pescara, che hanno preso il via a seguito di un paio di attentati subiti da un imprenditore di Città Sant'Angelo ad agosto e novembre del 2018. Un giro di affari con profitti illeciti valutabili in circa
circa 1 milione di euro. Il bilancio è di 5 persone arrestate, 3 in carcere, 2 ai domiciliari, 20 quelle denunciate. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, estorsione, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, danneggiamento e porto e detenzione abusiva di armi. Il gruppo criminale aveva al suo vertice un pregiudicato pugliese ed era attivo a Pescara e Montesilvano. Il sodalizio acquisiva mediante condotte tipicamente estorsive varie attività commerciali attraverso le quali riciclare gli illeciti proventi delle attività delittuose. Una volta acquisite, le attività commerciali venivano date in gestione a prestanome grazie ai quali l'organizzazione portava a compimento le truffe. Le indagini hanno consentito di arrivare al responsabile degli attentati ricordati in precedenza e all'esistenza del sodalizio, il quale accantonava gran parte della merce provento delle attività illecite, beni commerciali, auto di grossa cilindrata e merci di vario genere, in un capannone in provincia di Teramo per la successiva redistribuzione e commercializzazione in esercizi commerciali pescaresi, molti dei quali gestiti da associati o all'estero, in particolare in Albania. Gli ulteriori sviluppi investigativi hanno permesso di identificare tutti i componenti del gruppo, i quali in alcuni casi sono responsabili di reati non connessi alle attività dell'organizzazione. Le indagini hanno fatto anche emergere che i membri del gruppo avevano a disposizione armi e munizioni sequestrate dai carabinieri nel dicembre 2018 a Cerignola, in provincia di Foggia. Tasso di positività allo 0,6% in Abruzzo dopo le analisi dei tamponi molecolari e i test antigenici odierni. Si registrano 3 nuove vittime a causa Covid, ma la pressione sugli ospedali cala ancora. Il servizio sul bollettino odierno di Jacopo Forcella. Sono 27 i nuovi casi di positività al Covid-19 di età compresa tra 10 e 64 anni registrati nella giornata odierna in Abruzzo, conseguenti a 3.035 tamponi molecolari e 1.255 test antigenici, che restituiscono un tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi e test dello 0,6%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 2.506 di età compresa tra 66 e 89 anni. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 1.359, meno 18 rispetto a ieri. Buone notizie sul fronte della pressione ospedaliera, che cala ancora: 61 pazienti, meno 4 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 3 meno 1 rispetto a ieri, con 0 nuovi ingressi in terapia intensiva, mentre gli altri 1.295, meno 13 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 18.897 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 6 rispetto a ieri, 19.382 in provincia di Chieti, più 4, 18.168 in provincia di Pescara, più 1, 17.352 in provincia di Teramo, più 16, 595 fuori regione, numero invariato, e 129, altro numero invariato, per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Il Club Acquatico Pescara sollecita Regione e Comune a fare presto per assicurare la riapertura dell'impianto sportivo Lenaiadi di Pescara. Per non perdere ulteriore tempo, spiega il presidente Fustinoni, sarebbe meglio una gestione privata. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Il nostro vero cruccio è: riaprirà a settembre l'Enaiadi? Le società sportive che avevano casa nell'impianto l'Enaiadi di Pescara temono che le piscine non riapriranno nemmeno a settembre. Tra queste c'è il club acquatico, che ha dovuto trovare ospitalità nelle altre strutture del circondario. La squadra di pallanuoto affronterà i playoff per salire in A2, ma rischia di rimanere senza la piscina per le gare interne. Per noi è un semidisastro, perché le attività e il numero degli atleti sono talmente tanti che non riusciamo a compensare solo con l'attività qui nella piscina provinciale. Tenete presente che quest'anno, per larga fetta dell'inverno, con le attività agonistiche ci siamo dovuti appoggiare alla piscina di San Buceto, che chiaramente ringraziamo, ma in questo momento stiamo andando anche alla piscina di Chieti, che ha riaperto, e addirittura da domani iniziamo anche alla piscina di Francavilla, quindi sostanzialmente stiamo un pochettino sondando tutte le piscine del circondario per riuscire a dislocare le nostre attività, in particolare quelle che hanno bisogno dell'acqua profonda, perché la piscina provinciale è una piscina di quartiere, ha una profondità bassa. In merito al discorso della pallanuoto, noi dovremmo disputare i playoff, ancora non si sa se riusciremo almeno a farli a Chieti, ma noi abbiamo fatto un campionato
campionato sempre in trasferta, giocando alla piscina del Passetto di Ancona. E quindi c'è un problema oggettivo immediato, perché sono costi incredibili che abbiamo dovuto sopportare. Meglio una gestione privata, seppur temporanea, piuttosto che quella pubblica, sostiene il presidente Fustinoni, altrimenti si rischia di perdere settimane preziose. Noi non siamo né contro Regione né contro Comune, noi abbiamo solo la paura del tempo, perché oramai mancano 15 giorni, questo deve essere chiaro per tutti, per decidere se le piscine si riapriranno, ma non quest'estate, ma a settembre. La programmazione, non solo l'apertura delle vasche, ma la programmazione commerciale, organizzativa e le persone di riferimento devono essere coinvolte in questo momento. Fra 15 giorni, se passano questi ulteriori 15 giorni, non riapriremo neanche a settembre. Oramai la stagione estiva, che molti dicono è alle porte, è già andata. La soluzione potrebbe essere quella di trovare il soggetto pronto a gestire nel frattempo. Poi mi pare chiaro che la previsione della regione già da 2 anni a questa parte era quella di trovare dei finanziatori. In questo caso c'è questo benedetto project che va in giro da parecchi anni, è stato presentato da un nome di spicco come Amedeo Pomilio, che è sicuramente una garanzia per tutti in maniera trasversale. Poi andrà a gara, però l'importante è che la regione faccia presto ad approvare questo iter. Arriva Mare Più Bello, la guida annuale di Legambiente Touring Club Italiano sui comprensori balneari più belli e sostenibili della penisola. Vediamo il servizio. Torre del Cerrano rappresenta ovviamente l'elemento più prestigioso della guida blu in Abruzzo nel 2021, premiata con le 4 vele, quindi conferma questa performance, un premio che noi consegniamo insieme al Touring Club Italiano proprio per promuovere le realtà turistiche di più alto pregio. Ovviamente Torre del Cerrano rappresenta, anche in quanto area naturalistica protetta, un elemento forte che viene alla direzione anche della ripartenza. Non è un caso che la guida blu l'anno scorso non è uscita, proprio legato al tema della pandemia che ha un po' bloccato tutte le nostre attività, quindi oggi è un momento per ripartire, per farlo dentro un'area che ha le sue bellezze e che dal punto di vista non solo naturalistico ma anche turistico rappresenta un elemento di forza e pilota per l'intera regione Abruzzo. Naturalmente l'aver ospitato oggi la cerimonia regionale per la guida blu di Legambiente Touring Club Italiano e l'aver ricevuto l'ambito riconoscimento delle 4 vele di Legambiente è un momento importante di promozione del turismo responsabile e del turismo sostenibile sulla nostra area. Le aree protette nascono per tutelare il territorio, per tutelare la biodiversità, per tutelare la nostra natura, quindi l'obiettivo prioritario è quello. Dobbiamo essere bravi a saper gestire i flussi turistici, dobbiamo puntare, dobbiamo investire seguendo le finalità dell'area marina protetta che prevedono proprio la promozione di un turismo che sia responsabile. A Torre Cerrano si possono effettuare visite guidate con le guide e con le società che gestiscono i servizi turistici, si possono effettuare escursioni e visite guidate alle scoperte delle pinete costiere, alla scoperta della duna che è un elemento importante di biodiversità ed è un punto che tuteliamo perché proprio in quell'area, in quella zona nidifica anche il Fratino che insieme a tanti volontari e a tante associazioni ambientaliste proteggiamo con il progetto Salva Fratino. Di fronte a Torre Cerrano si può effettuare lo snorkeling tra i resti dell'antico porto sommerso. Così come abbiamo dedicato uno spazio che verrà installato a breve al mezzo miglio blu, quindi un tratto di costa, un tratto sicuro di mare dedicato al nuoto, quindi ai professionisti e agli sportivi che vogliono nuotare in maniera sicura in area marina protetta. Torna in campo Tommaso Ginoble, l'ex parlamentare nei giorni scorsi ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco nella città di Roseto degli Abruzzi. Vediamo. Sta per entrare nel vivo la prossima campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative. Tra i comuni al voto in Abruzzo, la data più chiacchierata quella del 10 e 11 ottobre, anche Roseto degli Abruzzi. È proprio il comune costiero della provincia teramana è il suo primo candidato sindaco. Si tratta di Tommaso Ginoble, che dopo le esperienze come assessore regionale e parlamentare ha deciso di mettere tutta la sua esperienza politica acquisita al servizio dei suoi concittadini. Questo è il motivo principale di una persona che vede un po' annaspare la crescita della propria cittadina, della propria comunità e anche un po' di tutto il territorio provinciale, insomma, nei riguardi delle altre province abruzzesi. Quindi l'amore per questo, una passione che nonostante gli anni uno coltiva ancora e la possibilità, come devo dire, di fare anche da facilitatore
per il rasserenamento di un clima troppo conflittuale che non è buono per i lavori. Essere sindaco di Roseto, dice Ginoble, non sarà solo un ritorno a casa, ma una missione al servizio della città, che ha tutte le carte in regola per dettare il passo ed essere guida in provincia di Teramo e nella regione Abruzzo. Quello di guardare in maniera ampia, ma nello stesso tempo molto risolutiva nei riguardi dei problemi. E mi piacerebbe, insomma, che la mia candidatura venisse segnata da tre elementi poi che segneranno il futuro amministrativo: la velocità delle decisioni, la risoluzione degli stessi ed essere giusto nei riguardi dei bisogni di tutti i cittadini. Ha già iniziato a palpare quali sono le sensazioni del suo rientro nella cittadina di Roseto e quali potrebbero essere i propri alleati? Guardi, mi sembra che la sensazione è buona, che è da pre-campagna elettorale, quindi insomma è difficile anche da definire completamente. Io voglio compagni di viaggio, ho scelto di fare una coalizione nel segno della cittadinanza senza partiti, sono stanchi dei litigi. Non mi interessa da dove vengono i miei candidati, ma quello che vogliono fare con me se dovessimo assumere la guida di questa città per i prossimi 5 anni. Si terrà dopodomani, venerdì 18 giugno, in Piazza del Castello a Notaresco, la presentazione del romanzo scritto da Bruno Spadaccini, La notte dei corvi, 1936, il delitto di San Clemente di Guardia Vomano, con il patrocinio del comune di Notaresco. Relatore sarà Giancarlo Prosperi, letture di Loredana Saccomandi e Giuseppe Pomponio. Presentato questa mattina il calendario dell'estate angolana, tanti eventi culturali per rilanciare uno dei borghi più belli d'Italia. Vediamo. Città Sant'Angelo riparte dal turismo e dagli eventi. Assolutamente sì, quest'anno abbiamo voluto puntare soprattutto in visione di quello che è stato l'anno scorso sul turismo di prossimità, facendogli vivere un'esperienza sul nostro territorio con tantissimi servizi che abbiamo attivato quest'anno dall'app City Around, che permette al turista di potersi muovere in maniera autonoma sul territorio facendo dei percorsi prestabiliti, e dall'altra parte con una possibilità di poter fare tramite delle bike, un bike trekking con 80 km di sentieri segnalati sul nostro territorio, sia su un'app che con cartellonistica. Questa esperienza speriamo che possa essere vissuta dal turista nel miglior modo possibile, così come gli eventi estivi che abbiamo voluto fissare a livello culturale. Quali saranno gli appuntamenti clou dell'estate angolana? Gli appuntamenti partiranno dai tre nomi, dei tre big, che saranno Giorgio Pasotti, Federico Palmaroli e Corrado Tedeschi con il Dante. Così di contorno ci saranno anche le presentazioni di autori come il premio Campiello Raimon Rapino e il di Pietrantonio, che oggi è finalista al premio Strega. Anche la dottoressa Musini, che è angolana, oggi verrà a presentare il suo libro a Città Sant'Angelo. Così come anche eventi culturali come quelli della musica e il Città Sant'Angelo Music Festival, che è la nostra punta di diamante, perché con l'opera di Donizetti in 3 giorni riuscirà a rendere Città Sant'Angelo fulcro dell'opera a livello abruzzese. Ed ora allo sport, parliamo di Serie D, perché si è chiusa la penultima giornata di campionato, possiamo vedere i risultati finali. Vi ricordo che appena dopo il TG saremo in onda con l'Abruzzo del Pallone, edizione ridotta, ma per parlare di questa giornata di campionato, vedere le immagini salienti e fare insomma il punto della situazione. Questi risultati: Campobasso Fiuggi 1-1, Vasto Girardi Recanatese 2-2, Castelfidardo Olimpia Agnonese 4-0, Castelnuovo Rieti 1-1, Cinzia Albalonga Tolentino 1-1, Matese Pineto 1-1, questo è il risultato più importante in chiave abruzzese di questa giornata, perché il Pineto è in lotta per un piazzamento playoff e con questo risultato il Pineto coglie un risultato importante, positivo, per restare tra le prime 5. È chiaro che però l'opera andrà completata sabato contro il Campobasso. Montegiorgio Aprilia 0-1, Notaresco Giuliano 2-2, Vastese Porto Sant'Elpidio 1-0. Ed ora scendiamo nel campionato di eccellenza, questa volta il match ball è stato sfruttato dal Chieti, che ha vinto a Capistrello 3-0 e ha staccato il biglietto per la Serie D. Stefano Recanati.
Dopo un anno e mezzo il Chieti Calcio torna in Serie D e lo fa battendo al comunale di Capistrello la formazione granata per 3-0. Le reti nel primo tempo di Fabrizi e l'autogol di Fanti, poi nella ripresa il gol che ha messo la partita in ghiaccio a opera di Rodia. Da lì in poi non è successo più nulla, solo la festa al triplice fischio finale per il ritorno in Serie D dei colori nero-verdi. Ai nostri microfoni le interviste ai due presidenti Trevisan e Mergiotti. Diciamo il passo falso, l'abbiamo detto domenica, non era un passo falso, era una partita che non è andata come ci si aspettava, ma comunque bene così, insomma. Abbiamo prolungato i tre giorni, diciamo il desiderio di arrivare a questo obiettivo si è solo prolungato di tre giorni. Sicuramente, deve essere un momento di grande festa e di speranza per la città di Chieti, perché è un risultato eccezionale in un momento di gravi difficoltà sia sanitarie che economiche. Vincere un campionato dopo una retrocessione non è da tutti, quindi abbiamo dato dimostrazione di essere una grande società, di aver costruito una grande squadra con un grande allenatore, un grande staff, quindi abbiamo fatto davvero cose fatte bene e all'altezza della situazione. La città di Chieti deve essere orgogliosa di questa società e di questo gruppo. Anche dopo quella retrocessione servirà da monito per creare un gruppo migliore che potrà mantenere la categoria sicuramente, o se no, perché no, giocarsi qualche ambizione in più in Serie D la prossima stagione. Ma questi giorni dobbiamo pensare a festeggiare, a goderci questi momenti, poi ci sarà tempo per pensare al futuro. Adesso siamo arrivati davvero stressati perché è stato molto impegnativo questo periodo, quindi pensiamo a divertirci, a festeggiare, poi penseremo al futuro. Commissario Lucarelli? Ma vedremo, intanto festeggiamo, sicuramente sì, sarà con noi. E nel prossimo campionato di promozione il Silvi ripartirà da un nuovo tecnico, si tratta dell'ex centrocampista del Pescara, Fabio Ferraresi. Il presidente Antonio Del Vecchio spiega i motivi di questa scelta. Antonio Del Vecchio, il Silvi riparte da un nome importante, conosciuto, in panchina ci sarà Fabio Ferraresi, alla sua prima esperienza da capo allenatore. Come mai la scelta appunto di Ferraresi? Ma noi appena abbiamo saputo, insomma, che il precedente mister Castellano volesse provare altre esperienze, siamo subito messi in moto per cercare dei profili sempre di alta qualità e ci siamo orientati verso Fabio Ferraresi, lo abbiamo incontrato, abbiamo conosciuto, mi ha fatto un'ottima proprio impressione, si vede che è uno che ha giocato a pallone, che ha avuto esperienze di calcio professionista. Lui dovrà cercare di continuare quel progetto che abbiamo avviato 2 anni fa, che è quello, insomma, di creare una squadra mix tra giovani e giocatori esperti, e quindi soprattutto valorizzare alcuni giocatori del settore giovanile. Vi affidate anche un po' all'esperienza, no, dello stesso Ferraresi anche nell'allestimento della squadra? Sicuramente sì, siamo in contatto con lui, col direttore sportivo Antonello Di Crescenzo, in cui stanno lavorando proprio per cercare di capire quali sono i profili adatti al tipo di squadra che vuole allestire. Siamo convinti che lui, insomma, riuscirà a portare anche soprattutto dei giovani per i fuoriquota che siano proprio competenti e preparati per la categoria. E circa il serbatoio di giovani del vostro settore giovanile, contate, insomma, nel fatto che qualcuno possa emergere? Quello sicuramente, ripeto, c'è stato qualche settimana fa una comunicazione che abbiamo fatto anche sulla nostra pagina Facebook, in cui c'era Chiavaroli che ha avuto uno stage fatto presso il Verona Calcio, quindi squadra di Serie A, quindi cerchiamo sempre di mantenere quanto è più possibile nelle nostre potenzialità il settore giovanile, almeno allievi, giovanissimi, insomma, che poi giungono a juniores e prima squadra. Ecco. Ecco, notizia di un mese e mezzo fa della gestione del campo Ughetto di Febo, che sarà di competenza della Pescara Calcio, che si è aggiudicato il bando. A breve ci diceva incontrare il presidente Sebastiani. Sì, guarda, ci siamo sentiti ieri per telefono e a brevissimo, nei prossimi giorni, fisseremo un incontro, insomma, per meglio calibrare un po' la distribuzione degli orari dei giorni nell'ambito di questi impianti sportivi, che ricordo che al momento siamo 3 squadre di calcio, perché c'è il Pescara vincitrice del bando, siamo noi e c'è la Castro, quindi non è facile cercare di chiudere tutte le caselle per quanto riguarda i giorni e gli orari, però noi siamo predisposti affinché si trovi una soluzione che non danneggi nessuno. Ecco, questo è il nostro obiettivo.
Chiudiamo con una notizia di calcio a 5 femminile. Gara 3 tra Falconara e Montesilvano, decisiva per l'assegnazione dello scudetto, è stata anticipata a sabato 19 giugno, ore 20:45, con diretta su Rai Sport. È tutto per questa seconda edizione del TG6. Vi ribadisco tra poco l'Abruzzo del pallone con la conduzione di Jacopo Forcella per parlare della promozione in Serie D del Chieti e della giornata, la penultima di Serie D. Il TG6 invece torna alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.